In volevamo tenere altri 7-8 minuti la musica però detto tanto che ci hanno da fare uno sta a casa no ragazzi eccoci qua di nuovo come promesso alle 14 ma sono le 14.35 e solito non so ritardo in tutti in tutti i modi sempre in ritardo siamo allora come abbiamo detto ragazzi proviamo a mandare in diretta il il mitico Alfredo che doveva essere in ferie, si sta volendo le ferie dalla casa, che ci farà vedere un po' lo smanettamento nel menu della 7-3, anzi credo che faccia anche l'unboxing perché si è preso una 73 nuova per lui e quindi faremo dall'unboxing al, al, allo spulciamento del menu che comunque dovrebbe, dico dovrebbe, conoscere bene perché in teoria l'ha già avuta poi se l'è venduta ha preso Fuji poi si è ripreso la la 73 quindi non so quando siamo pronti mi dici tu Vale siamo già pronti a ah, lui già sta, sta in pigiama Alfredo è in pigiama Alfredo sei in pigiama sono in alta uniforme è in alta uniforme Alfredo allora facciamo un uniforme, check ragazzi. se mi sentite un po' tutti Vedrete io non ho avuto regge, ancora ragazzi. la notifica non ho ancora ricevuto la notifica di Potema perché volevo vedere la diretta eh, non la posso seguire per capire bene come funziona, però spero che mi riescano a guardare bene. Non ho i commenti sotto mano, quindi Sergio chiedo a te uh, okay. di aiutarmi con eventuali commenti. Ok, ok. Se mi confermano tutti che è tutto a posto, io proseguo. attendiamo un po'. Che strano, non ho avuto la notifica fotoema in diretta. Però vedo comunque. Ah, aspetta, eccola qua, sì, la vedo la direttora. Ok, e io ho anche i commenti quindi. Ok, bene. Allora, mh, velocemente iniziamo. Anche da un veloce unboxing, qualora ci fosse ancora bisogno, visto che è una macchina che è uscita uh, fine 2018. Appena ricevuto la notifica, fine 2018, quindi in confezione troverete poche cose. Il libretto appena aprite, che è una guida rapida, ah, sì, però in tutte le lingue, per questo motivo è così spessa, uh, non ve ne farete praticamente nulla. Uh, invece, sempre all'interno della confezione poi troviamo la tracolla, sotto la tracolla troviamo batteria ed alimentatore, l'alimentatore vi serve per poter caricare la macchina poiché non è dotata di serie di caricabatterie ma soltanto di cavo alimentazione a corrente sia italiano che inglese e stavo notando che non avevo ricevuto il cavo USB, invece c'era in confezione era un cliente nostro già stava chiamando pur non cercandolo bene che non gli era uscito in confezione e ci saremmo fatti delle risate. allora poi insieme troverete la macchina che ovviamente eccola qui la macchina conosciutissima però mi sembrava diciamo interessante andarne a spulciare bene nei menu tutte le impostazioni perché ci sono veramente tantissime funzioni nascoste non dico nascoste ma ehm, che molti non utilizzano ma che magari ci sono. Una tra queste, che a mio avviso, diciamo, è molto importante, ma la vedremo poi dopo. Vorrei iniziare appunto da mh, una descrizione eh, del prodotto partendo dall'esterno. Sul pannello posteriore, ovviamente, possiamo, come vediamo, troviamo un tasto C3 che è un programmabile, tasto menu AFON, e questo AEL che ehm, serve appunto per il blocco del, dell'esposizione, che è anche anch'esso programmabile, tutta programmabile la macchina. Poi c'è il joypad, tasto funzione, tasto funzione che serve anche per bloccare alcune ghiere della macchina ed è una funzione che magari qualcuno mi ha chiesto e non ne conosceva perché purtroppo all'interno della confezione come vi dicevo non esce un menu completo ma è online il menu completo vi consiglio anzi vi sconsiglio di stamparlo perché è molto comodo scrivere la funzione che volete conoscere e dal menu online ricavarla e studiarvela eh, per quanto mi riguarda eh, è anche programmabile la guida interna della macchina. In questo momento io l'ho programmata appunto su questo tasto qui che non utilizzo per il tipo di utilizzo che ne faccio, e vi farò vedere com'è semplice quando clicco avere l'informazione del menu che sto andando a modificare. Qui abbiamo una rotella di controllo, viene chiamata così perché è il discorso del menu Sony, che tutti quanti fate un coccolone. Il fatto che purtroppo è un po' mal tradotto è molto più semplice utilizzarlo in lingua inglese che in lingua italiana, però molto semplice, con un po' di accortenza riusciremo ad utilizzarlo tranquillamente. Allora, eh, nel frattempo io chiedo alla regia di mandare online il menu. Attendo il menu online per partire. Eccolo qua, ragazzi, mh, vorrei complimentarmi, ma non solo a nome mio, sono sicuro che tutti vogliono complimentarsi in generale. Con la nostra squadra perché siamo veramente fortissimi. Eh, Fare una cosa del genere penso che non sia da tutti. Grandi Gennaro, Garù, Alessio in primis, Sergione. Che, diciamo, è proprio lui che ci manda lo stimolo di migliorarci sempre. Partiamo dal menu. Io partirei dal menu uh, della cassetta degli attrezzi che si chiama menu impostazione. Nel menu impostazione, cassetta degli attrezzi, alla prima pagina troviamo luminosità monitor. In questo caso lo vedete oscurato perché la camera è collegata ad un HDMI che sta trasmettendo il segnale. Ma entrando nel menu, vi faccio vedere anche da qua, potete selezionare la luminosità del display. Io vi consiglio di farvi delle prove perché uh, il monitor di Sony tende a anche in base alla mia esperienza, anche grazie all'esperienza insieme al mio amico Salvatore, abbiamo notato che tende un po' a sottoesporre le immagini, ovvero vi sembreranno, eh, tende un po' a bruciare i bianchi, quindi tecnicamente io consiglio di utilizzarlo in manuale almeno a più uno, qualcuno lo utilizza anche a più due, vedrete i bianchi sparare, ma in realtà state esponendo correttamente perché altrimenti rischiate di sottoesporre. Però ripeto questa è una sensazione che va nel personale quindi vi consiglio di farvi le vostre adeguate prove nel frattempo sto continuando a leggere qui sotto se ci sono delle domande no quindi continuo poi abbiamo la luminosità del mirino che va settata ovviamente guardando nel mirino la temperatura colore qualora eh, vogliate diciamo andare a dare mh, una vostra diciamo temperatura colore personale credo che sia adeguata per chi magari ha problemi di vista. Poi correggetemi se sbaglio Assistente visivo gamma. L'assistente visivo gamma. Se entriamo nel menu vi faccio vedere che sulla sinistra troverete, ad esempio, assistente slog 2 Slog 3. Scendendo. E questo assistente vi servirà e dovete stare attenti a non impostarlo per sbaglio perché altrimenti la macchina applicherà una sorta di. Uh, loot, quindi diciamo una correzione al file predefinito che vi farà vedere male sul monitor. Non vi nascondo che ho trovato varie macchine di clienti che smanettando l'hanno attivata e non vedevano correttamente i colori sulla loro macchina. Perché la macchina, questo assistente visivo, vi serve qualora voi girate in S-Log o utilizzando dei profili particolari che desaturando l'immagine quindi decontrastandola rendono difficile la vita al videomaker che deve fare il fuoco ad esempio e come potete vedere fino all'HLG quindi l'hybrid log gamma che è una delle funzioni poi fiora all'occhiello di questa macchina e che uh, riesce a darvi una gamma dinamica eccezionale nonostante sia un file compresso in camera uh, uscendo quindi dal menu assistente visivo gamma che vi consiglio di disattivare a questo punto a meno che non ci date in SLOG abbiamo le impostazioni del volume Impostazione del volume eh, riferito ovviamente alla cuffia, eh, cancella conferma prima nulla. Praticamente, questo è il segnale nel momento in cui andate a cancellare un'immagine del fatto che la macchina eh, vuole volete un avviso, una conferma di cancellazione oppure cancella direttamente. Continuiamo a destra, andiamo su una, uno dei menu più importanti della vostra macchina e che spesso molti sottovalutano visualizza la qualità. Visualizza la qualità in questo momento impostato su standard, possiamo spostarlo su alto e aumentare la qualità di visualizzazione del nostro monitor. Questo, ovviamente, soprattutto del Mirino, questo ovviamente vi consumerà più batteria, però è il modo migliore per sfruttare al massimo la qualità del prodotto. Qualità di visualizzazione non qualità d'immagine non pensate di fare foto migliori mettendo visualizza la qualità alta infatti è visualizza tempo fino a n giustamente io vorrei conoscere la persona che ha tradotto questi menu perché giustamente in italiano non si capisce che vogliono riferirsi al tempo fino al risparmio energetico e possiamo scegliere appunto dopo quanto tempo la nostra macchina deve spegnersi per risparmiare Energia. Personalmente penso che per un utilizzo medio un minuto o due minuti sia la scelta giusta, perché 10 secondi la macchina potrebbe spegnersi troppo presto. E il discorso è che, secondo me, spegnerla subito e poi ogni volta riattivarla, non averla pronta e soprattutto il sistema di stabilizzazione si deve riattivare quindi solleciterebbe un po' anche il sistema di stabilizzazione, a mio avviso. E sotto e sotto ragazzi, finalmente arriviamo al punto chiave. Temp ali dis auto. Lo sapete che cos'è? Temperatura di alimentazione disabilitazione automatica. È quel segnale che durante l'estate vi dice "La macchina ha raggiunto una temperatura troppo alta? Mi spengo". Mettetelo su alto in modo da alzare la soglia di surriscaldamento del vostro corpo macchina. Corpo macchina che purtroppo fino a 40 gradi da, sta, da, da specifiche soni funziona regolarmente. Ma sul cavalletto nel momento in cui andiamo ad applicare le nostre manone che vanno a dare calore al corpo macchina e non gli permettono la dissipazione corretta. Come ad esempio, scostare leggermente il monitor in esterno per chi fa video e magari lasciare un po' più di spazio di reazione sul posteriore, potrebbe aiutarvi a non ritrovarvi in situazioni scoccianti quali. Purtroppo lo spegnimento della macchina per il raggiungimento di temperature troppo elevate. Allora, aspettate, perché sto vedendo. Ciao Alfredo, mi fa vedere tutta... Di... Certo, certo, Pasquale, arriviamo subito anche lì, ci stiamo arrivando, selettore NTSC PAL, per chi non lo sa, è la modalità di registrazione. PAL è lo standard europeo perché noi abbiamo una corrente elettrica che va, viaggia a 50 Hz. NTSC modalità americana. In modalità NTSC potrete girare a 24p. Non fatelo se non sapete cosa state facendo. Mettete in palla e non vi preoccupate perché altrimenti vi ritroverete con un po' di problemi di flickering. Modo pulizia. Modo pulizia vi serve sia per effettuare la pulizia manuale del sensore, sia per far scrollare tramite il meccanismo di stabilizzazione, quindi far vibrare il nostro sensore e far cadere piccoli granelli di polvere che diversamente... Vi consiglio, come vi consiglierebbe anche il maestro Carù, di usare una bella pompetta e state belli puliti. Per quanto riguarda il funzionamento tattile, che qui possiamo attivarlo o disattivarlo, ma soprattutto in questo caso è anche assegnato ad un pulsante programmato, andiamo nel, nella pagina 3. Attiviamolo, bravo Gennaro. Passiamo adesso a pagina 3, dove lo impostiamo? Quando clicco su uh, schermo tappeto tattile posso scegliere tra schermo più tappeto tattile, solo schermo tattile o solo tappeto tattile. Attenzione, la Sony non ha il touch per il menu, però ha il touch per quanto riguarda sia il tappeto tattile che lo schermo tattile. Lo schermo tattile vi permette solo di spostare il punto di messa a fuoco sul display senza guardare nel menino. Invece il tappeto tattile... Significa trasformare il vostro display in una sorta di trackpad, un po' come questo qua, diciamo del Mac, per intenderci. E viene chiamato tappeto tattile. Vi permetterà, se abilitiamo eh, schermo più tappeto tattile, come in questo caso, di muovere il punto di messa a fuoco non solo col joystick che è già presente, ma utilizzando il display. Per qualcuno potrebbe essere un qualcosa di comodo. Vi ricordo che, per esempio, la EOS R di Canon ha solo questo strumento per muovere il punto di autofocus, cosa che, per esempio, questa qua ha il joystick che va più comodo. Nell'impostazione tappeto tattile sotto, grazie Gennaro, andiamo a vedere come impostarlo al meglio. Operazione nell'orientamento verticale attiva. Perché? Quando io poi sposto la macchina in verticale, il tappeto tattile ovviamente deve ruotare e adeguarsi. Nel modo invece posizione tocco posso scegliere tra assoluta e relativa. Nella posizione assoluta significa che appena tocco su quel punto il punto va lì. Nella posizione relativa invece dove lascio il punto, quando tocco lo faccio partire da lì. Quindi anche qui massima personalizzazione in base alle vostre esigenze. Claudio Vidiello, non mi parlare di sensore, lo so Claudio, non ti preoccupare, ma è finita, diciamo. La tua brutta avventura adesso ti stai godendo la 73 alla perfezione. Questa diretta dopo la salvi, vero? Certo, concetta la salveremo, la potrei vedere e probabilmente più tardi, visto che qualcuno la voleva alle 18, proveremo a farla su Instagram. Ma non è una promessa. Area di operazione. Nell'area di operazione possiamo scegliere quale parte del nostro display utilizzare per utilizzare questo tappeto tattile. Sicuramente sarà più comodo utilizzarla solo sul lato destro, se siete destri, uh, oppure se siete mancini, spostarla sul lato sinistro. Ripeto, sono esigenze personali e ognuno si può settare la macchina come meglio crede. Personalmente, io lo disabilito perché eh, preferisco usare il joystick, mi trovo meglio, non sporco il menu, insomma, eh, penso che sia anche migliore da questo punto di vista. Il modo dimostrativo, che eh, anche qui è nero ma come anche sulla mia, serve solo se girate dei filmati in AVCHD e volete riprodurli, come in questo caso abbiamo connesso la nostra macchina, abbiamo girato un filmato in AVCHD HD, vogliamo riprodurli. in modo dimostrativo, lui appena la macchina va in stand by manda in riproduzione questi filmati, non chiedetemi a cosa serve perché non, non ho mai conosciuto nessuno che mi ha chiesto. Impostazione timecode, il timecode è un qualcosa eh, che utilizzano molto i videomaker per sincronizzare le immagini anche per la questione del montaggio. Quindi, se um, nessuno è interessato a questa cosa, io andrei avanti perché è semplicemente un contatore che ci può andare a dare delle informazioni riguardo sia alla quantità di girato che ho fatto e quindi se deve resettarsi ogni volta che poi formato magari la scheda o quant'altro, sia se devo andare a. A fare un rec run o un uh, cioè che deve continuare sempre, però ripeto, sono funzioni molto specifiche. Controllo remoto infrarussi. Serve se uh, utilizzate un telecomandino infrarossi, quindi lo andrete ad attivare qualora abbiate acquistato un telecomandino infrarossi. Nelle impostazioni HDMI, come in questo caso se attento già in altri eventi perdere quel menu. Possiamo andare a scegliere innanzitutto la risoluzione dell'HDMI di quanto deve uscire, molto importante nel momento in cui vado a collegare un recorder esterno e voglio registrare in 4K. Uh, attenzione, un altro punto, questa macchina ha una registrazione interna di 8 bit, collegando un monitor recorder esterno tipo il Ninja V di ultima generazione non aumenterete i bit, cioè non esce 8 bit di HDMI, cosa uh, diciamo... Delle camere FS5 e FS7 e uh, migliorerete solo il campionamento colore che da 420 diventerà 422. Oltre che bypasserete la compressione, che dopo andremo a vedere nelle impostazioni del menu video, e quindi aumenterete notevolmente il flusso uh, di qualità che uh, diversamente viene compresso per scriverlo sulla scheda. Uh, visualizzazione Info HDMI serve appunto per farvi vedere le informazioni come in questo caso. Mi chiamate sempre, anzi, ci chiamate sempre, perché non riuscite a disabilitare le impostazioni quando ho collegato un recorder. Questa è la parte del menu dove dovete andare a disattivare. Gennaro non lo disattivare, non lo disattivare perché altrimenti non vedremo più il menu. Time code uscita. Nel momento in cui vogliate uh, fare uscire il time code sul recorder esterno, ecco, sempre per utilizzi tipo uh, broadcast, controllo del rec e sarebbe il trigger, va in automatico attivato insieme al controllo per HDMI, perché col controllo per HDMI riuscirete, tramite la macchina, a mandare in REC anche il recorder superiore. Diversamente, se lo tenete disabilitato, dovete mettere prima in REC la macchina, poi in REC sopra, e andate veramente al manicomio. Usciamo dall'HDMI premendo menu, la possibilità di cambiare il colore del mirino del fuoco, niente. Daniele, purtroppo sull'A73 no. Dalla R4 alla A92 potrai farlo, quindi dovrai switchare camera se vuoi cambiare purtroppo il colore del mirino fuoco. Andiamo avanti nella pagina 4: collegamento USB. Il primo 4K uscita selezionato serve solo nel momento in cui andiamo a fare una registrazione. esterna in 4K collegamento USB automatico. È quello che eh, vi permette la macchina automaticamente di scegliere, ma se entriamo dentro abbiamo un mass storage che serve per fare gli aggiornamenti. Collegando... USB, lasciatelo su multiplo perché solo nel caso in cui non vi funziona la porta USB lo dovrete spostare sul singolo. Alimentazione con USB la possiamo attivare o disattivare a seconda, se vogliamo la funzione di alimentazione proprio tramite USB, impostazioni controllo remoto da PC vi serve per appunto controllare la macchina via cavo e quindi ovviamente con l'impostazione. PC più fotocamera salvando anche una copia sulla scheda importante questo passaggio se ci entri Gennaro, lo facciamo vedere velocemente intanto leggo un'altra domanda hai perso la mia domanda è possibile fare una foto mentre hai in rec con video no Tommaso no se stai facendo rec con il video non puoi fare la foto anche perché diversamente eh, sei in modalità video potresti fare il video mentre invece stai scattando le foto in modalità M ma nel momento in cui vuoi scattare la foto dovresti fermare il video quindi perdere purtroppo l'attimo. Ovviamente poi il, la possibilità di cambiare la lingua, se volete imparare nuove lingue vi consiglio di spostarlo in polacco, potrebbe essere un'esperienza molto bella. Pagina 5, impostazioni data, impostazioni fuso orario, è inutile che ve le dico, queste qua sono delle banalità, informazioni copyright vi permetterà di aggiungere il vostro copyright in modo tale da evitare e soprattutto avere la paternità delle vostre meravigliose immagini. Uh, formatta serve per formattare le schede. È grigio perché non ci sarà la scheda in macchina. Numero file se lo volete in serie o in ripristino. Vi consiglio in serie perché nel momento in cui andate in ripristino, ricominciate da zero sempre il contatore e quindi vi ritroverete con delle immagini con lo stesso numero. E potrebbe essere pericoloso nel momento in cui le andate poi a spostare e vi chiede: hai due immagini con lo stesso nome. Vuoi cancellare, sostituire e fate i guai. Impostare il nome del file se volete personalizzarlo con le vostre iniziali. Poi alla pagina 6, un altro menu. Purtroppo ragazzi, temo che questa diretta sarà abbastanza lunghetta, però spero di essere abbastanza esaustivo perché c'è tanto da parlare. Imp. Sup. Registr. Dico, ma uno in italiano, che cosa ci deve capire? Impostazione supporto di registrazione. Assegna priorità al supporto di registrazione slot 1 o slot 2. Andiamo però adesso a fare un attimo chiarezza. La macchina ha due slot. Uno, lo slot 1 supporta il protocollo UHS2, sono schede che hanno velocità di scrittura fino a 300 MB al secondo. Lo slot 2 invece supporta il protocollo UHS1. La più veloce UHS1 è la classica SanDisk eh, Extreme Pro nera. La UHS2 più veloce, ovviamente, le fa sia SanDisk Extreme Pro che le Sony Tough, che sono ottime, sono indistruttibili quindi potrete assegnare sullo slot 1 una scheda hs 2 più performante sullo slot 2 di backup una scheda ahimè meno performante in questa fase del menu noi andiamo a segnare quello che vogliamo cioè sicuramente se avete una scheda hs 2 vi conviene dare una priorità a quel supporto di registrazione perché è più veloce dell'altra quindi lasciamo su slot 1 così Scendendo giù possiamo scegliere il modo di registrazione, il modo di registrazione ci permette di scegliere tra standard, quindi scrive su una scheda e poi vi faccio vedere quando riusciremo dal menu, quando finisce la scheda va sull'altra scheda automatico oppure ecco selezionando su com auto reg, commutazione automatica su, eh, della registrazione. Se la metti attiva, quando finisce, se la metti su standard, di scrivere sulla scheda 1 va sulla scheda 2. Diversamente se la tieni disattivata, quando finisce la scheda 1, lui si ferma e dice, guarda, non posso più scrivere e dovrai spostare sulla scheda 2. Magari a volte per sicurezza uno non lo fa. Tornando nel modo di registrazione, vedete già dall'immagine lì, eh, standard, ecco, dall'immagine su slot 1 abbiamo foto e video. Vedete il disegnino, il primo è la foto e il secondo è il video. Sullo slot 2 nulla. Modo registrazione, entriamoci, grazie. Standard, registrazione simultanea foto, backup di foto e il video va direttamente su una delle due schede. Registrazione simultanea video e le foto vanno sulla scheda, per esempio abbiamo dato priorità 1, le foto vanno sulla, su, sulla 1, quindi magari potreste pensare scheda da 64.2, scheda da 128 nel primo, ho un backup di 64 per i miei video in più avrei 64 giga di spazio per metterci anche eventualmente foto nel momento in cui dovete andare a fare un lavoro ibrido di foto e video registrazione simultanea foto e video voglio backup di foto e di video perché sono importanti in quel momento anche le foto e quindi voglio fare un doppio backup oppure voglio scegliere un ordinamento RAW, JPEG, JPEG RAW a seconda sempre delle impostazioni del supporto che ho dato ordinamento foto video se voglio mettere le foto su uno slot e il video sull'altro slot Finito il lavoro, tac, tac, tolgo la scheda, ti do il video. A le foto, insomma, massima personalità, massima possibilità di personalizzare. Nel frattempo, leggo velocemente qualche domandina. Se c'è, perdiamo l'auto ogni tanto. Mi dispiace, Romeo. Purtroppo, siamo veramente eh, eh, in difficoltà. Magari da casa l'avremmo potuto fare meglio. Mm -mm 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 -mm. Ciao IAF e training facciale. Si può attivare solo premendo il tasto sott a metà? Una cosa, certo. Dopo, ti faccio vedere, Vito. Ciao Luca, ecco, torniamo anche su questo discorso. Tra poco del RO. Eh, abbiamo quasi finito il menu, quindi stiamo entrando. Seleziona cartella di registrazione. Esci, Johnny. Ok, seleziona cartella di registrazione. Se abbiamo più cartelle, perché sotto, come potete vedere, posso fare una nuova cartella e quindi fare una cartella per ogni magari situazione che devo fare. Sarebbe una follia fare una cartella magari ecco, casa dello sposo, casa della sposa riferendoci ecco, ai matrimoni, però magari qualcuno potrebbe già trarne giovamento. Nome della cartella formato standard oppure formato data, cioè anziché eh, nome standard DCM, quella là, gli do il formato della data perché magari facendo molti lavori potrebbe essere più comodo. Di conseguenza abbiamo recupera database immagine, vi auguro di non utilizzarlo mai perché significa che la macchina ha avuto dei problemi di scrittura, quando magari usate delle schede poco performanti e il buffer della macchina non vi riesce a scaricare, visualizzazione spazio sul supporto vi fa vedere quanto spazio uh, avete rimanente sulla macchina. Io per esempio su questa macchina ho appena formattato una scheda da 32 GB Extreme Pro, mi porta uh, in JPEG a 24 megapixel 3334 immagini. E diversamente 3344 immagini ve le porta anche qui per quanto riguarda la parte di video vi dice che avete un'ora e 19 perché probabilmente sarà in xvcs hd 50 megabit andiamo adesso avanti nella pagina 7 quindi l'ultima troviamo la versione del software del firmware installata e il ripristino delle impostazioni il ripristino delle impostazioni che si suddivide in due categorie, ripristino impostazioni della fotocamera e inizializzazione. Il ripristino delle impostazioni vi cancella tutte le impostazioni che avete dato alla camera, l'inizializzazione ve la riporta totalmente a zero con tutti i parametri e la dovete reinstallare da capo quando magari può succedere che la camera abbia dei piccoli problemini. Però onestamente non è mai successo. Poi c'è la stellina andando a destra. Come potete vedere, possiamo aggiungere dei menu che troviamo all'interno e personalizzarli. Io, per esempio, ci metto sempre la formattazione delle schede, alcuni menu degli autofocus più veloci, in modo tale di avere tutto sotto mano con il menu a stellina, che può essere anche di più pagine. Riusciamo e partiamo adesso dal menu 1. Il menu 1 ci permette di andare a eh, inquadrare per la. Parte fotografica, formato file JPEG o RAW, o RAW e JPEG se ho bisogno di entrambi. In ogni caso, il RAW, essendo un file grezzo, cioè essendo tutto quello che il sensore cattura è scritto in maniera grezza, non potrete ridurlo in termini di risoluzione. Potrete ridurre il RAW solo in termini di compressione del file e quindi di avere un file più leggero gennaio torna indietro infatti il tipo di file robo possiamo scegliere tra compresso e non compresso ovviamente il non compresso ti offrirà una maggiore qualità d'immagine perché il flusso dati sarà maggiore ma eh, il compresso ti offrirà d'altro canto invece una maggiore raffica fotografica perché è un file più leggero da scrivere io con la 7.3 24 megapixel con una scheda performante non ho nessun tipo di problema ma per esempio la r3 che è collegata in HDMI scaricando botte da 45 mega se non hai bisogno di tutta questa qualità roma carico il compresso se devi fare una cosa più veloce a livello di raffica potresti trovarne il giocamento qualità del jpeg puoi scegliere tra fine, extra fine e standard anche qui la quantità cioè il flusso di dati puoi sceglierlo in base alla, al, allo standard di utilizzo che devi farne ma non modificherai la risoluzione che sta sotto Dimensione immagine jpeg non modificherai la dimensione Modificherai sempre la compressione del file. Poi c'è il rapporto di aspetto. Ecco, per esempio, il rapporto di aspetto della mia 7.3 è solo 3, esatto, 3 a 2 e 16. Non sulla R4, se non vado errato, hanno implementato anche l'1 a 1, quindi il formato quadrato che oramai è molto comodo per contenuti online e post, per esempio su Instagram. Uh, certo, Antonio, la diretta verrà salvata su Fotoema e potranno usufruirne chiunque, soprattutto chi non è cliente. I shot wrongly Patrick, you are right, my friend. APS-C Super 35. Vi faccio vedere dopo dal menu programmato. Lo andiamo a selezionare manualmente su un tastino. Eh, meglio tenerlo in manuale in modo tale che la macchina, se lo mettete in automatico, se montate un'ottica ottica APS-C anziché vignettare, cropperà automaticamente però questo lo possiamo fare anche tramite un pulsante programmato. Pagina 2. Pagina 2 abbiamo l'esposizione lunga noise reduction. Quindi se vogliamo che sulle lunghe esposizioni si attivi il noise reduction e sotto scendiamo, voglio dire, la quantità di mh, ehm, riduzione del rumore ad alti ISO. Quindi se vogliamo la disattivazione, per esempio, nel caso di lunghe esposizioni molti utilizzano la disattivazione proprio perché non fanno fare alcun lavoro alla macchina di eh, cancellazione del rumore perché viene un po' digitalizzata ma magari preferiscono farlo con software esterni oppure non farlo, a, eh, non farlo proprio sicuramente lasciandola sul normale voglio dire potrebbe essere comodo talvolta fate anche qui delle prove fate delle prove ripeto ognuno di noi utilizza la macchina in un modo diverso dall'altro spazio colore Spero che non debba dirlo. Adobe RGB o SRGB sono i due standard, e quindi io, per esempio, scatto in Adobe perché poi lavorando diciamo ai più margini, ma ovviamente l'SRGB, secondo me, essendo uno standard molto più diffuso, vi permette di essere più standardizzati e di avere eh, poche discrepanze con i colori, soprattutto quando andate poi magari a stampare. Informatevi bene eh, con chi stampa che formato eh, colore utilizza o gli state dando. Compensazione dell'obiettivo: altro parametro molto importante. Potrete compensare la distorsione. Ovviamente, questi sono tutti i parametri che si applicano solo sul JPEG e non sul RAW. Se non lo andate poi ad utilizzare voi dal programma, quindi sono eh, informazioni che si vanno a scrivere soltanto sul JPEG. Andiamo a pagina 3. A pagina 3 abbiamo la selezione della scena. Nel momento in cui vado sul mio, eh, sulla ghiera superiore a impostare su scene, sono situazioni di automatismi che magari voi, che siete dei grandissimi professionisti, non utilizzate. Ma il dottor Cicabum, che il sabato e la domenica si diverte ad andare sulla neve con i figli uh, a sciare, magari utilizza scene o utilizza automatico perché vuole avere il gusto di avere una tecnologia di alto livello tra le sue mani. Continuiamo sul modo di avanzamento. Il modo di avanzamento può essere scatto singolo, bravo Gennaro, scatto multiplo e all'interno dello scatto multiplo potrete scegliere andando verso destra, come vedete ci sono le freccine, andando verso destra e sinistra di scegliere la velocità dello scatto. High Plus è quello che vi dà il massimo in termini di scatto, ma attenzione, quando state in Plus non avrete il massimo dall'autofocus continuo, quindi per sfruttare veramente al massimo la precisione dell'autofocus continuo, che poi anche in plus fa paura, mettetelo su AI normale. Se andate a leggere queste cose sul menu lo troverete scritto soprattutto se scattate in RAW, soprattutto se scattate in RO non compresso. E poi scegliete appunto la raffica che può essere bassa, media o alta. Abbiamo invece il, lo scatto temporizzato sotto, quindi da 2 secondi fino a 10 secondi. Abbiamo invece l'autoscatto temporizzato con raffica, quindi voglio fare tre immagini tra 10 secondi, 5 secondi tra immagini, quindi eh, veramente scegliamo in base a quello che ci occorre eh, il nostro modo di avanzamento dell'otturatore. Poi c'è il bracketing, c'è il bracketing sia continuo Aspetto che Gennaro riprende. No, no, no lì, sempre in modo avanzamento, scusami, Johnny. Ecco, scendi. Eh, qui tu, eh, te è nero perché ovviamente non hai la scheda dentro o forse non hai la modalità manual, fogo, manual eh, qui, di scatto. Comunque c'è il bracketing continuo, singolo, lo vedete da lì. C'è il bracketing col bilanciamento del bianco cioè vi fa delle foto con dei bilancianti del bianco diversi e poi le unite voi e poi ha il bracketing uh, DRO Dynamic Range Optimization, quindi ottimizza al massimo il range dinamico. Personalmente ho scattato le foto in bracketing quando sono stato in viaggio in Giappone con l'R4, classiche con un uh, bracketing uh, uh, continuo, quindi la macchina scatta continua lei i 5 scatti che gli andiamo ad assegnare fino a 9 scatti oppure singolo poi dovete andare voi a scattare singolarmente ogni foto, quindi scegliete bene. Adesso torniamo nel menu dove In impostazioni di bracketing, scegliete se volete l'autoscatto con l'esposizione forzata e quindi praticamente andare ad assegnare la, il temporizzatore sul, sullo scatto, sulla prima voce. Questo è molto importante perché ad esempio uh, se andate a cliccare e Fate il bracketing, andate a cliccare manualmente sulla mano. Potreste generare delle piccole vibrazioni. Che entra Johnny, entra. Eh, nel momento in cui andate a fare delle micro vibrazioni su lunghe esposizioni, ve le potete riportare all'immagine. Invece, io, per esempio, utilizzo sempre un autoscatto di 2 o 5 secondi in modo tale da essere sicuro che quelle vibrazioni si attutiscano e la foto venga perfetta. E poi potete scegliere l'ordine di esposizione della forcella, lui la chiama così la forcella bracketing che può essere 0 meno o più. Io per esempio la tengo meno 0 più in modo da avere tutto un flusso preciso dalla meno esposta alla più esposta. Leggo un attimo qualche domanda, ho una domanda da tanto tempo, ma come si mette in bulb? Dammi tre foto, cinque foto, nove foto per il bracketing, bravo. Allora Tommaso, per la modalità bulb sicuramente devi utilizzare il telecomando oppure puoi mettere manuale, metti i tempi e la metti in fondo e ti uscirà la modalità bulb, se leggi. Quindi metti i tempi e portala sempre verso sinistra finché non ti esce bulb. Meglio e più comodo se utilizzi forse un telecomandino. L'ho letta anche questa cosa che è un po' scomoda. Uh, andiamo avanti, poi abbiamo la possibilità di creare delle memorie e sottomemorie qui. Se entri nel memoria praticamente andare a impostare questi due parametri 1 e 2 che troviamo sulla nostra macchina e soprattutto possiamo selezionare il supporto dove poi dobbiamo andare a scrivere queste informazioni con queste memorie. Uh, non possiamo scrivere sulla scheda per il momento, non so se l'hanno già implementato, sicuramente lo implementeranno, la possibilità di trasferire tutti i nostri menu sulla scheda SD e con questa scheda sd magari riportarlo su un secondo corpo macchina ma manualmente ci mettete 5 minuti da, sto andando piano perché vi sto spiegando un po' tutto sempre nella pagina quindi successiva nella pagina 4 trovate registrazioni impostazioni ripresa personale queste che abbiamo potevamo appena impostare e poi la funzione ripresa intervallata cos'è la funzione ripresa intervallata il time lapse il timelapse ragazzi entriamo e postiamoci il timelapse eh, ripresa intervallata Innanzitutto, se lo sposto su attiva lo attivo, diversamente lo posso solo configurare. Nella configurazione, ovviamente, posso dirgli dopo quanto tempo deve partire il mio timelapse, che intervallo di ripresa deve avere. Bravo Gennaro. Ecco, in questo caso partirebbe dopo due minuti. Che intervallo di ripresa deve esserci tra una foto e l'altra? Quanti scatti voglio fare? E sotto ci dirà quanto tempo durerà il timelapse eh, di lavoro la sensibilità dell'inseguimento uh, dell'esposizione automatica quindi se voglio che magari ecco spesso i timelapse non si fanno in manuale ma si fanno a priorità di tempi o diaframmi e quindi a seconda di quei casi scelgo l'adeguamento la, dell'esposizione di quanto deve essere sensibile alla pagina 2 invece posso scegliere di farlo con una ripresa silenziosa quindi farlo in totale assenza di scatto meccanico ma potrebbe essere Spesso un problema, soprattutto con macchine come A73 che hanno un otturatore elettronico non proprio velocissimo, come per esempio quello di A9, e quindi della uh, seconda pagina questo sto parlando. E poi posso dare la priorità all'intervallo di ripresa uh, se la devo attivare, cioè se lascio la macchina solo per fare questo, gli do una priorità in modo tale che è appena pronta per fare i timelapse. Vado sempre in menu, esco, andiamo sulla pagina 5 dedicata agli autofocus. Scusate, ma quando si scatta una buona foto? Aldo, non capisco la domanda, stiamo vedendo i menu. Um, allora, il modo di messa a fuoco può essere in questo momento manuale perché non ho collegato nessuna ottica, ma andandoci a collegare un obiettivo al volo potrò uh, avere delle varie impostazioni. Posso avere sia l'impostazione del AFS singolo, AFS automatico, AFC. Scusate, non vi faccio vedere DMF e MF. Ovviamente, fatto salvo eh, il manual focus che ovviamente è semplice da utilizzare, vi servirà per focheggiare a mano. L'autofocus sarà singolo o continuo. La tecnologia di Sony utilizza molto e funziona molto meglio con l'autofocus continuo. Quindi, se utilizzate Sony, io vi consiglio di provare l'autofocus continuo, che è uno dei motivi per i quali. Molte persone stanno utilizzando questo sistema a uh, discapito, bene o male di altri, perché ovviamente sul fuoco singolo uh, è sempre un po' più lento, mentre col continuo riesce ad agganciare benissimo i soggetti e inseguirli. Non ultima la funzione ovviamente di autofocus negli occhi. Nelle priorità che troviamo qui sotto, sia in autofocus singolo che continuo, possiamo scegliere tra enfasi equilibrata o priorità all'autofocus o allo scatto. Sempre una cosa personale, mm, sicuramente chi fa un tipo di fotografia a bordo campo magari potrebbe dare enfasi allo scatto, perché magari dice io lo becco anche un po' fuori fuoco, però intanto ho la foto di Ronaldo che sta calciando il pallone, chi magari non ha questa esigenza lascia con enfasi equilibrata alla macchina eh, la, la scelta di capire se vuoi lo scatto sicuro a fuoco o deve scattare anche se non è sicura di aver messo a fuoco. È una scelta importante per chi fa fotografia di un certo tipo. Area di messa a fuoco, ampia, spot flessibile, posso scegliere varie aree. Partendo da ampia, lascio, come potete vedere dall'immagine, alla mia macchina eh, di scegliere l'area la, ampia, quindi di eh, sfruttare tutto il sensore con tutti i 693 eh, punti di messa a fuoco, più che punti in linea, diciamo, tra autofocus a fase e al rivelamento, eh, la macchina su tutta l'area sceglierà qual è il soggetto da andare a mettere a fuoco ovviamente capite bene che eh, la vedo un po' una follia lasciare alla macchina eh, la, la possibilità di scegliere lei chi debba mettere a fuoco perché sono sempre dei computer non è, eh, è una scelta personale dove devi andare a mettere a fuoco quindi tranne per alcuni casi dove magari hai un, una curva di un autodromo dove è tutto statico e all'improvviso esce la macchina che corre potrebbe allora essere adeguato o ampia perché lui va ad agganciarsi velocemente. Diversamente sotto abbiamo la modalità zona. La modalità zona, come vedete sempre dall'immagine, vi divide praticamente la, la macchina in tre zone e infatti eh, noterete che la macchina vi dà un grosso riquadro. Ora non lo potete vedere lì, ma... Forse dalla mia macchina qui potrebbe essere più comodo da vedere. C'è questo grosso riquadro che vi permetterà di andare a spostarvi eh, nella zona di riferimento e avere una grande area da mettere a fuoco. Torno a ripetere, per esempio, anche nel caso la curva si trovi più a sinistra. Magari con la zona di guarda, già so che il mio soggetto esce da lì. Concentrati su quel punto. Andiamo avanti. Dopo zona abbiamo il centro quindi. Punto di autofocus bloccato al centro E poi abbiamo Lo spot flessibile Lo spot flessibile può essere anche eh, Adesso è, Guarda i ragazzi operativissimi Hanno già montato l'ottica e stanno facendo vedere Ragazzi siete grandi eh, Lo spot flessibile se rientri Johnny, sullo spot flessibile Puoi andare anche tramite la, mh, la rotella oppure Con il joypad Scegliere le dimensioni dello spot Quindi se lo vuoi più piccolo, medio o largo Ovviamente su A92, come ho precedentemente detto, e su 7R4 abbiamo anche la possibilità di cambiare il colore di questo punto che è molto spesso è un po' antipatico da vedere. Poi abbiamo lo spot flessibile espanso. Lo spot flessibile espanso come vedrete anche eh, su, 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 adesso sul video, vi permetterà di eh, mettere a fuoco anche un pelo di aria esterna rispetto al punto singolo. Quindi essere meno preciso su quel punto, ma eh, dice affidarsi anche un po' più largo in modo da. Mantenere sempre un discreto rapporto precisione-velocità. Purtroppo, anche qui, torno a ripetere, sono sempre eh, esigenze del fotografo di scegliere il punto che preferisce. L'ultimo è l'AF aggancio al soggetto. Vediamo se qui c'è, qui è in grigio, eh, probabilmente perché forse non hai lato focusso continuo, cioè no, non so perché a te è grigio. Comunque l'AF F aggancio al soggetto spot flessibile come c'è dal disegnino, anche il pulsantino che si preme, significa che nel momento in cui io vado a cliccare il mezzo scatto oppure il tasto AF on, se non ho disabilitato il mezzo scatto e tra poco vi faccio vedere come si fa, significa che su quel punto la macchina bloccherà il fuoco, quindi aggancerà quel preciso soggetto e lo seguirà una funzione mostruosa mostruosa non l'hanno implementata da molto eh, circa un annetto l'hanno implementata però ad esempio quando mi è capitato di fotografare dei gabbiani degli uccelli nel momento in cui tu agganci il mio so il soggetto lo aggancia e è come se gli avessi piazzato una rete addosso e non lo molla mai è un qualcosa di fenomenale provatelo provatelo e mi fate sapere um, Usciamo quindi dal menu, andiamo sulle impostazioni di messa a fuoco che uh, vanno semplicemente a spostare il punto, sempre nel menu, esatto, ma io il punto lo sposto comunque già direttamente, e poi c'è CB area FV slash O. Uno dice ma che cacchio ha scritto questo? Questo praticamente sarebbe se eh, l'area di AF deve cambiare anche nel verticale. Quindi, se vuoi che si muova solo il punto di AF o il punto di AF e anche l'area AF. Quindi, magari per chi utilizza anche la macchina, ovviamente poi in verticale, se vuole la rotazione di tutti i punti per quanto riguarda anche il joystick. Nella pagina 6, invece, abbiamo l'illuminatore AF, che ci serve, sarebbe questo piccolo LED che troviamo anteriormente alla macchina, che ci serve a illuminare il nostro soggetto per aiutare la messa a fuoco. Difficilmente si accende, io lo lascio su automatico. C'è la F aggancio soggetti centrali. Questa qua è una funzione che funziona anche nel video e vi permette di agganciare con un vero e proprio mirino. Mettilo su Gennaro, facciamolo vedere. Eccolo. Eh, nel momento in cui c'è questo mirino, con il tasto eh, qui centrale potrete agganciare il soggetto e anche in modalità video, specialmente quando uno fa una passeggiata o un qualcosa, la macchina sarà capace di seguire quel soggetto. Quindi è una funzione molto importante, soprattutto per chi fa video. Perché nella foto abbiamo visto che eh, già abbiamo quella funzionalità di là, ma nel video ovviamente poi non c'è. Quindi in questo caso potrebbe essere una grande aiuto. Tra l'altro col pulsante programmabile poi è comodissimo. Impostazioni AF viso occhi. Entriamo qui probabilmente anche la R3 è aggiornata, quindi abbiamo se avete qualche mh, diciamo, amico particolarmente brutto potrete spostare il rilevamento soggetto da umano ad animale, come vi sentite di fare così fa, <ride> non sto scherzando. E comunque praticamente abbiamo la priorità degli occhi, il rilevamento soggetto se deve essere umano o animale, e poi abbiamo eh, la visualizzazione fotografica degli elementi visi disattiva, cioè ehm, io l'ho disattivata perché entra giorni. Magari voi quando inquadrate vedete che la macchina punta sempre ai volti e avete paura che la macchina vi aggancia il volto e non il punto di messa a fuoco. Ecco, dovete disattivare visualizzazione fotografica di rilevamento visi, che tenderà sempre ad inquadrare dei visi in maniera eccellente. Visualizzazione occhi animali attiva, se vuoi andare anche con gli occhi negli animali. Poi c'è la sensibilità dell'inseguimento AF, tornando indietro. Intanto io mi leggo due commentini... no... Sono quei 120 buoni buoni che stanno sentendo tutto questo pippone. Sensibilità dell'inseguimento AF. Lo possiamo portare su cinque posizioni: da bloccato a risponde bene o standard. Anche qui eh, il risponde bene sarà molto sensibile nel momento in cui vi passa un oggetto avanti e state puntando lontano. Uno standard potrebbe essere quello di via di mezzo che non vi fa bestemmiare nel momento in cui passa zio Tonino e state facendo le foto magari a uno spettacolo teatrale. Poi c'è il sistema AF che in questo caso è disabilitato perché il sistema AF potrete scegliere tra il rilevamento di fase e non, ma soltanto se collegate soprattutto quei cadaveri degli obiettivi amount. AF con pulsante scatto: questo è molto importante. Se non volete mettere a fuoco il pulsante di scatto, potrete disabilitarlo qui e usare solo la F on, come qualcuno fa e dicono che si trovano meglio. Quindi in questo menu possiamo farlo. Pagina 7. Ecco, rispondo adesso alla domanda di, uh, mm, 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 ti ho perso, ti ho perso, ti ho perso, vabbè ti ho perso, Vito, Vito Gigliano, ciao, EAF tracking facciale si può attivare solo premendo il tasto scatta a metà corso e poi si mette lo continuo? Allora, come dicevo prima, puoi metterlo continuo in due modi, cioè, Attivando la messa a fuoco a priorità dei volti quando sull'autofocus di là che l'abbiamo disabilitata, e con il pre-AF. Il pre-AF cosa fa? Senza cliccare nulla, la macchina automaticamente mette a fuoco e cerca di agganciare i soggetti. Questo appunto senza l'ausilio del mezzo scatto o della pressione del tasto F on. Personalmente non mi trovo a vedere la macchina che già cerca di mettere a fuoco. Può essere velocizzante, magari per chi fa un certo tipo di lavoro. Per quello che magari faccio io, no, io lo tengo disattivato. Però potrebbe essere importante. Lei è starta F, successivamente funziona soltanto sempre con ottiche amount, ottica mount significa che la, la, la messa a fuoco negli occhi: eh, scusate, non la messa a fuoco negli occhi, la messa a fuoco parte nel momento in cui io avvicino al mirino. Non so perché non l'abbiano implementata già anche sulle ottiche mount, forse è un qualcosa che sulla mount funzionava quindi. Uh, appoggiando l'occhio parte già subito l'autofocus registrazione dell'area af se vogliamo diciamo registrare una nostra area è praticamente una sorta di blocco cioè nel senso dice cioè, utilizza solo quest'area e non utilizza le altre annullamento dell'area AF registrata quindi se la registro per esempio registro la zona e poi la voglio annullare lo faccio così io cancello semplicemente l'auto la, uh, Area F, cioè cancello l'automatismo dell'area autofocus. Poi posso visualizzare l'area di autofocus continuo o posso non visualizzarla. Questo intendo dire il fatto di avere anche il pallino verde quando vado a mettere a fuoco e ti segue, quindi eh, vedere tutti quei pallini che lavorano, io lo tengo sempre attivo perché è molto più comodo. Allora, continuiamo. Microregolazione AF nella prossima pagina. Scusami un attimo, Gennaro, dove sei andato qua? F4, 814. 14, micro regolazione F? No, questo non ce l'ho. Torna indietro. Vai, vai avanti. Allora, questa per esempio è una funzione che ha solo la R4, l'area di rilevamento di fase, se la voglio disattivare o attivare, combina attivarla. E poi c'è la micro regolazione AF che invece ho e questo qua mh, front and back focus su mirrorless non dovrebbe esistere ma a talvolta potrebbe servirci ad, ad, ad avere il massimo dai nostri obiettivi in termini di microfuoco avanzamento diaframmi in autofocus se lo vuoi standard o priorità silenziosa nel momento in cui sono in autofocus e voglio muovere il diaframma se voglio eh, lo scatto standard o un qualcosa di più silenzioso quindi, eh, che comunque il silenzioso ti fa perdere quella velocità Sempre alla pagina 9, adesso andando avanti, no, non esiste la possibilità di andare avanti con l'SQ più di 60. La macchina fa 100, ma devi impostarlo dal menu. Ci arriviamo tra un attimo. Compensazione dell'esposizione, ovviamente la compensazione avviene tramite questa ghiera qui. Oppure entriamo nel menu e lo settiamo reimposta la compensazione ehm, del valore eh, di esposizione, possiamo sia gestirla che reimpostarla automaticamente, quindi diciamo un po' ignorando questa ghierina perché a volte se uno lavora a priorità, nel mio caso non mi capita quasi mai di lavorare a priorità, poi qualcuno ha delle esigenze particolari e quindi conoscerà bene queste impostazioni. Così come eh, questo ISO Auto Min Vo che praticamente cosa significa? Noi abbiamo la possibilità sopra di impostare gli ISO. Se andiamo a impostare un attimo gli ISO in automatico, Gennaro, se lo fai un attimo, questa cosa, e metti la macchina a priorità di diaframmi, quindi su A, si attiverà. Ecco, bravo, si attiverà adesso questo. Su menu, adesso si attiverà ISO Auto MinVO. Praticamente la velocità dell'otturatore minima con gli iso automatici. È molto importante perché molto spesso con l'iso automatico potresti ritrovarti a scendere sotto il sessantesimo di secondo e ritrovarti con immagini un po' mosse. Quindi magari se entri puoi andare a decidere, a impostare sulla macchina qual è la velocità dell'otturatore minima con l'iso automatico. Ecco, vi consiglio, in base al vostro tremolio, di scegliere quella più adeguata se utilizzate questa modalità di scatto. Modo Miss Esposizione misurazione dell'esposizione se la vogliamo multipla uh, centro spot standard spot flessibile e ad esempio poi io la utilizzo in multiple in modo da avere diciamo una via di mezzo qualcuno si trova bene con lo spot dipende dal tipo di fotografia priorità visi misurazione dei visi in esposizione multipla cioè praticamente la macchina fa un'esposizione basandosi sui volti vedete dall'immagine com'è quindi, diciamo, vi permetterà di esporre sul volto in modo da non avere immagini sovraesposte o rotte esposte. Cosa che trovate nella pagina 10 successiva. Punto di esposizione spot. Centro o collegato al punto di messa a fuoco? Entra. Sicuramente sarà comodo collegarlo al punto di messa a fuoco, in modo tale che dove sto andando a mettere a fuoco la macchina mi vada a indicare anche l'esposizione com'è. Anche se io, ripeto, con la mirrorless ho la possibilità di vedere immediatamente l'esposizione, magari potrei farmi ingannare dalle varie condizioni di luminosità esterne e del monitor che abbiamo detto all'inizio. Passo dell'esposizione, se voglio passare con passi da 0,3 o 0,5 e soprattutto eh, lo scatto AL con otturatore, se lo voglio automatico, attivo o disattivo con il blocco dell'esposizione. Non è una funzione che personalmente ho mai utilizzato, però torno a ripetere. Fotografi che lavorano molto con questa tipologia di scat, sicuramente sanno dove andare a mettere le mani. Poi c'è il rettifica standard di esposizione che non viene mai utilizzato nel senso che è una calibrazione della macchina, qualora voi troviate dei problemi. Dice, Guarda, io mi porto l'esposimetro a zero, ma la foto mi viene sovraesposta, allora dovete rettificare e calibrare. Ma significa che avete avuto dei problemi quindi vi auguro che non accada mai. Poi c'è la parte dei flash. Flash forzato, deduzione a occhi rossi, non me ne frega proprio niente di questa qua, perché eh, voglio dire, sono impostazioni anche e soprattutto quando andate a collegare sulla slitta. Se volete una compensazione dell'esposizione su ambiente flash, solo ambiente, eh, ad esempio, il flash senza fili va utilizzato quando collegate sopra un Godox oppure anche col Profoto vi dice di mettere flash senza fili, insomma, sono impostazioni veramente molto poi semplici. Per non dilungarci ulteriormente, visto che abbiamo ancora parecchi menu e sto seccando alla gola, parliamo di eh, 12 su 14. Avanti, bilanciamento del bianco, impostazioni priorità in bilanciamento del bianco automatico. Se vogliamo uno standard o, o vogliamo dare priorità all'ambiente. Sì, il bilanciante bianco classico, voglio dire, automatico, tutti i manuali. Vi ricordo per chi non se lo ricorda che in RAW il bilanciamento del bianco può essere fatto successivamente. Ecco, qui, bravo Gennaro, in fondo possiamo andare a fare il bilanciante del bianco preset. Quindi, su set possiamo andare a uh, bilanciare il bianco utilizzando un foglio di carta bianco in maniera molto artigianale oppure uh, una bella schedina della Color Bright uh, Checker. Poi abbiamo, dopo l'impostazione delle priorità in AVB, se vogliamo dare priorità all'ambiente o uh, al bianco, per uh, quando il bilanciamento del bianco è in automatico, abbiamo il DRO o l'HDR auto per ottimizzare la gamma dinamica. E questo però è una funzione che funziona soltanto con automatismi, quindi con la macchina in automatico, in situa certe situazioni di luce la macchina automaticamente ti farà più scatti per darti la maggiore gamma dinamica possibile, per recuperare quello scatto. In manuale si augura la macchina che tu lo capisca quando hai una situazione di forte scompenso e non puoi recuperarlo. Molto importante adesso la parte del, dei colori dei menu. Ciao Alfredo, ma l'ultimo aggiornamento? Ciao Edoardo, l'ultimo aggiornamento si fa regolarmente, alla fine non hanno portato grossissime migliorie. dagli ultimi aggiornamenti più importanti sono stati quelli da autofocus negli occhi, hanno migliorato velocemente ancora di più la macchina, però. Eh, diciamo cose esilaranti non, non ne ricordo eh, nell'ultimo la macchina è già aggiornata all'ultimo comunque stile personale vi permette di andare a, ad apporre una sorta di color semplice e veloce sulle foto quindi vivido, neutrale, standard, paesaggio una cosa molto semplice e poi all'interno di questo sottomeno potete regolare come potete vedere il contrasto, l'esposizione e la nitidezza del file se invece volete andare a dare un effetto creativo all'immagine, tornando indietro, potete andare su effetto immagine. Su effetto immagine potete dare colori pop, posterizzazione, foto d'epoca, eh, effetto fotocamera giocattolo. State attenti a non metterli per sbaglio perché qualcuno è capitato e dice: La macchina mi fa dei colori strani e avevano messo per sbaglio queste impostazioni. Eh, ovviamente, ultimo ma non ultimo, profilo foto. Profilo, foto. Su profilo foto abbiamo i cosiddetti PP. Questi PP sono per professionisti, appunto, quindi se non sapete dove mettere le mani non le mettete perché potreste rischiare di avere un file poi difficilmente gestibile. Infatti, riferendoci ai professionisti, da PP7 in poi, PP8, troviamo SLOG 2, SLOG 3, HLG. Allora, adesso non ti va perché hai la ripresa silenziosa attivata, perché stai scattando con lo scatto silenzioso. Che si trova nella pagina 2 se lo vuoi disabilitare, Genna. nella pagina 2 vai alla pagina 4 e lo disabiliti un attimo così magari è più semplice. Clicca là, clicca su ripresa silenziosa che ti dice? Ah, perché hai la ripresa intervallata addirittura attiva. Quindi vai su ripresa intervallata che si trova. Abbiamo detto, mettiamo a posto qua. La ripresa intervallata si trova nella pagina l'hai trovata? l'abbiamo vista la prima me la sono dimenticata allora pagina 1 quindi nel primo menu pagina 4 eccola là funzione giù disattiva qua ottimo adesso ritorniamo appunto sul discorso che stiamo facendo quindi alla pagina Uh, 12, 12 profilo foto: possiamo andare appunto a mettere gli S-log, del log gamma, l'HLG, uh, vari profili. Nonché possiamo andarceli a modificare. Se trovate su internet, ne trovate a migliaia. Ci sono dei profili che ti portano i colori un po' tipo Canon, bla bla bla. Quello che fai con lo cioè, ognuno può divertirsi ad entrare e modificare il proprio PP. Andando avanti alla pagina 13 andando alla pagina 13 abbiamo l'ingrandimento messa a fuoco che funziona eh, soprattutto quando c'è il manual focus il tempo di ingrandimento messa a fuoco cioè quanto tempo deve durare questo ingrandimento nessun limite oppure 2 secondi o 5 secondi se entri nel menu lo vedi l'ingresso della messa a fuoco esatto 2 secondi 5 secondi o nessun limite l'ingresso della messa a fuoco iniziale se deve partire da per 1 o per 5,9 quindi uno zoom molto più importante, un crop nell'immagine, addirittura qua porta 6 e 2 perché probabilmente avendo più megapixel è così. AF ingresso messa a fuoco e quindi uh, abbiamo uh, l'ingresso della messa a fuoco in uh, autofocus eh, che praticamente sopra invece eh, l'inizio, però se vuoi abilitare l'ingresso in AF o non lo vuoi abilitare. Per mettere a fuoco quando tu sei a fuoco puoi correggere e verificare ulteriormente, lo puoi anche disabilitare Ho la messa a fuoco assistita che nel caso del manual focus appena vado a ruotare già ingrandisce e ti fa questo effetto di magnificatore. Poi c'è impostazioni effetto contorno perché non scrivevate peaking? Ci sono parole che purtroppo oramai le utilizziamo in inglese. L'effetto contorno è il classico picking, quindi posso decidere di attivarlo o disattivarlo. Scegliere l'intensità e vi sconsiglio di metterlo su alto perché ho un sacco di persone che col picking si sono fregati da soli. E poi scegliere il colore di questo contorno: rosso, bianco, blu, giallo, di tutti i colori potete scegliere. Uh, andiamo avanti. Pagina 14, abbiamo terminato il menu foto. Io non ce la faccio già più, però ce la facciamo. Ripresa anti-flicker. Molto importante la ripresa anti-flicker quando scattiamo con l'otturatore meccanico. Questo non funzionerà con l'elettronico. Infatti con l'elettronico state attenti perché è molto facile prendersi del flickering. Quando magari vi trovate in situazioni tipo chiese, situazioni dove, ehm, dove avete dei problemi di flickering, passate subito all'otturatore meccanico e risolverete il problema. Registrazione dei visi, una funzione fighissima. Immaginate di andare a casa della sposa e dello sposo, fare registrazioni visi e automaticamente la macchina ogni volta che vedrà la sua faccia la darà priorità a priori da lei. È una figata questa. Nel momento in cui tu vedi un ammasso di persone la macchina capisce che quello è il volto che le deve mettere a fuoco, ma è una funzione del quale io personalmente non so fino a che punto mi fiderei perché parliamo sempre di un automatismo e l'automatismo va sempre un po' a cozzare con quello che poi è la cosa soggettiva del professionista, del fotografo, del videomaker che va ad utilizzare questi prodotti. Andiamo avanti ancora, passiamo adesso alla modalità filmato, quindi la pagina 2. Perché dico, anziché mettere la foto col 2, non mettevi una telecamera disegnata? Non lo so, non lo so. Modalità di esposizione, la modalità di esposizione, dovete stare attenti perché quando poi passate a video qui sopra... Eh, appena comprata la macchina, la macchina va in P in program video e io non lo so perché, sinceramente, hanno fatto una cosa del genere, però so soltanto che viene la gente e dice: Ma io non posso modificare il video, non posso modificare i tempi, e io gli dico: Guarda, che tu o dal menu qua o dal quick, dall'FN qua avanti vai a mettere in video manuale, non mettere in video program. E quindi qua puoi scegliere la modalità di esposizione del video, se deve essere manuale, program O anche qua, priorità di tempi e diaframmi anche qui non so poi chi la utilizzerebbe in priorità di tempi di aprire nel video, scegliere eh, il modo di esposizione in SQ quando vado a selezionare l'SQ sulla mia ghiera superiore e qui invece andiamo nel formato file. Il formato file della macchina, la macchina è capace di registrare l'XAVCS che è il codec proprietario di Sony, un codec veramente molto valido e la VCHD. La VCHD vi permetterà di girare in interlacciato, quindi per un utilizzo più di videologia broadcast o televisiva, con l'XAVCS potrete andare a impostare la macchina sia in HD che in 4K e andare ad effettuare delle registrazioni, come potete vedere, dopo se metti XAVCS HD, Johnny, facciamo vedere. Si è bloccato? No, eccoci. Sotto, in impostazioni di registrazione, possiamo scegliere la qualità e il frame rate che vogliamo partiamo ovviamente da 25p 16 megabit vi invito vi invito a memorizzare bene questa informazione forse è un po' erroneo mettere quella m grande che vi può sembrare megabyte ma il megabit è molto più piccolo del megabyte quindi in questo caso 16 megabit sono veramente pochi perché considerate che 100 megabit, questi qua del 100p, sarebbero 10 megabyte al secondo. Quindi la vostra macchina in modalità video, la massima potenza che può scrivere è 100 megabyte. Quindi ha bisogno di 10 megabit, megabyte al secondo. Una SanDisk Stream Pro ne ha 30, minimo garantiti e nominali. Avete già una scheda che scrive tre volte più velocemente. quindi se fate video è sicuramente corretto utilizzare una scheda UHS2 nel primo slot, su questo non ci piove, ma soprattutto sulla parte fotografica la sfruttate, ma a video non vi fate dei pipponi mentali, non vi fate dei pipponi mentali. Ma si sta scaricando il telefono? No. Allora, perché sento dei rumoretti. Poi partiamo da 50p 50 megabit, 50p 25 megabit, come vedete si dimezza la quantità di bit a parità di frame rate, quindi eh, ovviamente il 50p50 mega in questo momento vi darà un megabit per ogni frame, 50p25 mega vi darà mezzo bit su ogni frame, quindi stiamo dimezzando la qualità in termini di flusso di dati, non in termini di risoluzione, torniamo un po' al discorso prima abbiamo fatto del JPEG extra fine, eccetera, eccetera, eccetera. Il 100p invece vi permetterà di fare uh, lo slow motion voi in post produzione, quindi la macchina registra anche con l'audio, ma vi registra a 100 megabit. Attenzione perché quando andate in SQ qua sopra, vai un attimo in SQ qua Johnny, uh, vai direttamente in menu adesso, ti si apre impostazioni uh, LR, vedi? Vai qui. Vedi un po' che ti dice a 100 fps. Guardate a quanto scende la qualità. Dai 100 megabit di prima, scendiamo a 16 megabit senza audio. Praticamente stiamo buttando, non lo dico, la qualità al vento. Quindi per registrare la massima qualità lo slow motion mettiamo la macchina su 100 fps, 100 megabit al secondo, abbiamo anche l'audio. Meglio di così, voglio dire occuperemo molto più spazio la porteremo a casa, la massima qualità andiamo avanti registrazione dei proxy disattivato qui perché sei su SQ in questo momento, se, temo ma magari se hai ancora un computer cadaverico tipo un Pentium 4 o qualche cadavere del genere, non è vero eh, registrare in proxy ti potrà aiutare a fare una copia, cioè fa una doppia copia ma sulla stessa scheda di un formato file più ridotto cosa potrebbe servirti questo? Uh, registri faccio un esempio un matrimonio dai solo i file proxy via mail perché magari abiti in Papua Asia e la 10 bit mandi solo i proxy al montatore il montatore ti monta con i proxy ultraleggeri ti manda il file a te tu lo ricolleghi sugli originali e esporti in alta qualità tanta roba andiamo avanti filmato impostazioni della velocità di autofocus Ci siete? Sì, eh? solo 98 superstiti allora andiamo avanti velocità di autofocus se lo voglio normale veloce e lento e di nuovo anche qui la sensibilità se voglio che appena mi passa il soggetto la macchina deve mettere a fuoco regolatevi bene risponde bene sarebbe che parte subito regolatevi bene questi parametri e non venite davanti a dire che la macchina non ha un buon autofocus perché mi parte un cazzotto diretto qua e poi eh, non vi rialzate otturatore lento automatico Sempre se utilizziamo l'automatismo, la macchina dice, guarda, in condizioni di bassa luce, per non alzarti gli ISO, scendo sotto il cinquantesimo di secondo. Quindi, e quindi praticamente scendendo sotto, eh... aspetto perché Salvatore mi sta scrivendo, però purtroppo ho perso il messaggio. 16 megabit a 100p, rispetto a 100 megabit su 100p, sono quasi quattro volte la qualità che viene persa. E perdi anche l'audio, però ti lo rallenta già in camera. Correggimi se sbaglio, se ho dato un'informazione scrivilo direttamente sulla pagina, non ho paura di fare brutte figure. Registrazione audio, l'otturatore lente automatico che la macchina quindi non rispetterà più la regola dello shutter. Quindi, se sto girando per esempio a 25p anziché avere l'otturatore a un cinquantesimo, la macchina automaticamente scenderà sotto il cinquantesimo di secondo, pur di darmi maggiore luce quindi di tenere gli iso bassi, ma ovviamente avrò dei problemi, sicuramente, di movimenti. Uh, registrazione audio, posso anche disattivarla così come posso attivarla. Posso regolare il livello del microfono che non va in automatico se non utilizzo il microfono suo proprietario Sony, quello piccolino per intenderci. Poi posso andare a visualizzare il livello audio se voglio vedere uh, la, uh, il V-Meter direttamente sul display o meno. Nella pagina 3 trovo il timing uscita audio. Se voglio dal vivo o la sincronizzazione labiale. Anche qui questo qua è un qualcosa che um, va adoperato quando vado a collegare la macchina via HDMI, perché è lì che si può creare poi latenza. Riduzione rumore-vento, cioè io vi sconsiglio di utilizzare queste cose interne alle macchine anche perché c'è già una compressione del segnale audio, ma magari se avete un buon microfono utilizzate quella del vostro microfono. Visualizzazione del simbolo, questo è molto importante, perché in impostazione simbolo, vai prima in impostazione simbolo, Johnny? Potrete scegliere quello che volete vedere, il centro, quindi il mirino, il formato, se volete fare, per esempio, le bande, eh, oppure quantomeno volete utilizzare delle bande particolari. Poi abbiamo la gamma di ricezione. La gamma di ricezione è un qualcosa che si utilizzava molto, diciamo, sfruttando il crop del sensore in televisione, perché la TV ovviamente vi croppa un po', non penso che vi servirà questa situazione, quindi mettetela su disattiva. Poi abbiamo la cornice guida, la cornice guida puoi metterla attiva o disattiva e ti serve appunto quando, finché non fai visualizzazione simbolo, tutte queste impostazioni che tu vai a dare adesso, ti dà la cornice guida con la regola dei terzi e quant'altro, le attivi soltanto se quando torni prima vai a dare visualizzazione simbolo attiva, che altrimenti non le vedi. Questo è anche un passaggio fondamentale. Poi c'è modo luce del video. Modo luce del video ci ho smanettato tanto. E alla fine ho capito che solo collegando sulla slitta il LED originale di Sony, praticamente accende il LEDino nel momento in cui andate a dare il rec oppure quando accendete la macchina. Filmati con scatto. Se non volete utilizzare il tastino rec qui, oppure volete assegnarne un altro, potrete scattare, o fare i filmati con lo scatto utilizzando questo. Quindi molto semplice anche qui. Andiamo avanti siamo quasi al termine 4 su 9 abbiamo la ripresa silenziosa forse ecco il motivo per cui diciamo adesso si parla di nuovo di fotografia andiamo qui a dire ripresa silenziosa quindi utilizzare l'otturatore elettronico e non il meccanico fotograficamente e poi adesso c'è un punto molto importante l'otturatore a tendina anteriore elettronica se lo attiverete se lo attiverete Uh, nel momento in cui vado a macchina fotografica normale, lo vado ad attivare. Quando lo tengo attivo, la macchina farà un singolo scatto perché l'otturatore i nuovi sensori, diciamo, di Sony hanno una doppia tendina, l'anteriore è elettronica, può essere anche elettronica e la posteriore è meccanica per forza. Se io metto anteriore elettronica praticamente lascio questa tendina anteriore sempre aperta e lavoro con l'esposizione regolare e quindi poi faccio solo il meccanismo dietro della posteriore per scattare l'immagine con invece l'otturatore elettronica disabilitato quindi lasciando tutte e due le meccaniche in funzione quando vado a scattare farò un doppio scatto questo è un punto chiave perché molti diciamo avranno questo problema intanto rispondo un attimo delle domande sono a casa e sto seguendo il mio compito per il montaggio. Complimenti, ci volevo questa lezione. Grazie a te, grazie a te, Eddie. Salvatore scrive 100p 100 megabit. Quando lo rendi al 25 diventa 25p 25 mega, Poco più dello SQ a 16 megabit. Il flusso di dati perso è quello che la macchina utilizza per processare e rallentare già in camera. Grazie per la precisazione. Ovviamente però una cosa è che io registro 100p 100 megabit. Quindi vado a dare un megabit per ogni frame. E poi ho anche l'audio. Ecco perché probabilmente è anche l'audio che va a dare del peso, è una cosa che registro eh, e la macchina mi va già a comprimere quei 16 megabit. Ovviamente dobbiamo anche, a vedere, dobbiamo anche andare a vedere se effettivamente l'SQ fa già quel calcolo che dici tu oppure semplicemente fa 16 megabit su tutto, perché comunque la qualità di immagine a parità di filmato l'abbiamo la, vista che comunque c'era una differenza anche in termini di rumorosità. Um, Marco, agenza Fred, è possibile il video non scendere di sotto un cinquantesimo o dare qualche blocco? sì Marco, dovresti lavorare in modalità uh, priorità di scatto e praticamente la macchina una volta selezionato un cinquantesimo poi dovresti muovere solo ISO e tempi però te lo sconsiglio di fare perché comunque spesso magari ci si trova a chiudere un po' di, di, di shutter quando non si hanno dei filtri ND. però registri anche l'audio, grazie a Nello ok, continuiamo Uh, andiamo invece, uh, il discorso dell'otturatore a tendina elettronica forse vi è stato chiaro, ma quali sono le reali differenze? Le reali differenze le notate soprattutto quando montate obiettivi molto aperti con lente molto ampia, tipo il 1635 G Master, un 2470 G Master. Quando andiamo a lavorare con la tendina otturatore elettronica, quindi lasciata all'elettronico potremmo avere degli artefatti nelle ombre. Quindi, se voglio il massimo, io lavoro con l'otturatore a tendina elettronica disattivato per essere sicuro. Però dovete sapere che l'otturatore a tendina elettronica vi dà molta più velocità di esecuzione in termini di scatto, perché quando io vado a scattare, anziché avere prima la tendina anteriore e poi la posteriore meccanica, l'elettronica avanti mi fa risparmiare quel po' di tempo, che magari qualcuno, a volte parlando al banco, avvertiva l'immediatezza della reflex durante lo scatto rispetto alla mirrorless, che ovviamente ha un meccanismo più particolare, e quindi con, con la prima uh, tendina anteriore elettronica si velocizza questo processo e si fa questo doppio scatto. Sembra una mitraglietta. Poi andiamo con scatta senza obiettivo e scatta senza scheda. Per chi non lo, lo capisse, deve fare un corso di italiano. shot è lo stabilizzatore, lo posso attivare, e disabilitare. Lo disattiviamo quando ci troviamo su un cavalletto, per esempio, in modo tale da... Mm, eh, evitare che la macchina possa interpretare determinati movimenti di pan e di tilt come dei movimenti da stabilizzare mai successo però anche sul gimbal dovreste disattivarlo però non è mai successo che lo stabilizzatore impazzisce l'impostazione dello steady shot lo potete mettere su automatico o manualmente a seconda se utilizzate delle ottiche manual focus eh, quindi che non hanno i contatti e quindi magari metti un 50 che la macchina non riconosce tu metti lo steady shot a 8 la stabilizzazione è inferiore Pagina 5, abbiamo lo zoom, lo zoom può essere ottico o digitale, con le ottiche power zoom, tipo il 28-135. E l'impostazione zoom può essere, uh, se entri in impostazione zoom, solo zoom ottico, oppure puoi mettere zoom immagine nitida, che è una funzione specialissima proprio di Sony, che ti fa uno zoom digitale non perdendo qualità d'immagine, almeno quello che dicono loro, cioè ti fa un crop che può essere comodo nel momento in cui magari tu hai il 28F2, non vuoi, puoi comprarti il 35 f 8 con un po' di zoom, un po' come fai un crop, ti porti a casa l'immagine. Il crop ti fa direttamente la moltiplicazione, ma lo zoom può andare anche a darti un, una piccola correzione. Puoi per esempio attivarlo su questa ghiera qua, potrebbe essere comodo a volte per pulire, ma basta qualche grado di, per pulire un'immagine già in fase di ripresa. Uh, L'anello dello zoom ruota non è valido in questo obiettivo perché puoi scegliere la, la, la direzione forse dello zoom, questo potrebbe fare. In questo caso ho un'ottica fissa quindi non ho la possibilità di verificare. Pagina 6, tasto display. Tasso display poi scegliamo tra monitor o mirino quello che poi vogliamo vedere perché il tasto display è l'unico che non è programmabile. Premendo verso l'alto vedrete le varie modalità, vedi se vuoi tutto schermo, schermo intero con la livella modalità mirino, vedi queste, queste cose che cambiano? qua te lo vai a programmare in tasto display e poi c'è finder monitor che in questo caso è disabilitato a gennaio perché ha collegato l'HDMI, però nel mio caso posso scegliere tra mirino, manuale monitor, manuale e automatico, quindi posso decidere di spegnere il mirino e usare solo il display, spegnere il display e usare solo il mirino o lasciare automatico al momento in cui io vado ad appoggiare l'occhio vado direttamente nel mirino impostazione modo zebrato ma perché la zebra sta qua? E non sta magari vicino al picking eh, attenzione la r3 la r3 ecco rispetto alla 73 ha la possibilità mirino fotografico fr la frequenza standard high finder mettilo su ai sfrutta il refresh più veloce di una r3 che è un corpo professionale rispetto alla 73 e ha un refresh del mirino in termini di hertz molto più veloce impostazione in modo zebrato vi stavo dicendo quindi hai la possibilità di mettere la zebra, che sarebbe quel uh, aiuto che ci permette di vedere le parti sovraesposte, sia in termini di intensità sia di attivazione. Linea griglia. Esci. Linea griglia. Griglia regola dei terzi, griglia di quadranti, griglia di tutto. E la griglia è questa qua, che la vedrete già in fotografia, tutta nera con questi righini, che è diversa dalla visualizzazione simbolo nel video, perché questa qua praticamente... Poi non funziona nel video, è solo fotografica. Quindi ti capita che la metti per la foto e poi non ti va in video. Per il video devi usare visualizzazione simbolo. Poi sotto trovi guida, impostazioni, esposizione. Questa è importante, io la tengo attivata, sarebbe questo eh, disegnino qui sotto in basso a destra, che ti va a dire di quanti magari stop sei sovraesposto o sottoesposto, eh, riferendosi diciamo al punto di riferimento. Visualizzazione live view. Visualizzazione live view funziona, ecco quando stai in fondo del scatto, ragazzi quante volte mi avete chiamato dal vostro studio, diciamo devo scattare con i flash, ma io vedo tutto buio, disattiva la visualizzazione live view e la tua mirrorless diventerà una reflex, quindi non hai più il controllo, quindi la previsualizzazione dell'effetto, ma la disabiliterai e quindi diventerà una reflex, quindi vedrai sempre bene. Andiamo avanti, ce l'abbiamo quasi fatta ragazzi. Lunghezza scatto multiplo: se vuoi visualizzare le raffiche, in che modo le vuoi visualizzare? Se vuoi vedere solo le ultime, o vuoi visualizzare tutto. Se le vuoi vedere a gruppi o singolarmente. Revisione automatica: serve. Ecco, infatti, revisione automatica serve invece per andare a rivedere la foto dopo lo scatto: 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, oppure disattivata. Poi abbiamo la pagina 8. Che ti permetterà di andare a personalizzare il tasto, personalizzare il tasto intanto, vediamo se ci abbiamo. Cosa consigli sull'otturatore a tendina attivo o disattiva? Allora, massimo, ti ripeto, come ho detto già prima, con l'otturatore a tendina elettronico, faccio un piccolo escursus. Forse hai una maggiore velocità di esecuzione in termini di scatto immediato. Però potresti avere degli artefatti. Io consiglio di ehm, sicuramente di disabilitarlo. però come puoi vedere è anche fastidioso il fatto che faccia quel doppio scatto. Ta -ta -ta -ta. Quindi per quelli che conosco e che la usano lo tengono attivo e non hanno alcun problema a fa fare lo scatto singolo. Sappi che magari se incappi in qualche problema magari quella può essere la soluzione al tuo problema, perché noi dobbiamo conoscere bene la macchina proprio perché quando abbiamo un problema lo dobbiamo risolvere immediatamente. Tasto personalizzato. Nel tasto personalizzato ovviamente ragazzi abbiamo tre pagine di personalizzazioni, questi sono tutti i tasti, rotella di controllo, tutta la parte posteriore. Alla pagina 2 vedete C personalizzato 3 per esempio, della pagina 1, personalizzato 3 sarà C3, è molto semplice, non trovate. Pagina 2 invece sarà questo pulsantino qua e quindi puoi scegliere il tasto centrale del multiselettore che ti permette di mettere di nuovo al centro il punto di messa a fuoco, funzione tasto centrale che è questo qua, quindi uh, se vuoi andare a sinistra, a destra, giù o al centro. Non puoi regolare quello di sopra perché per forza tasto display, per forza. Pagina 3 abbiamo AF ON e quest'altro qui e tasto BL messa fuoco. Tasto blocco messo a fuoco. Ma cos'è Alfred? È questo, ragazzi. Sull'obiettivo, il tastino sull'obiettivo si regola qui. Tasto blocco messo a fuoco. Chiamatelo tasto obiettivo. Ma su R3 e A73 non avete eh, il disegnino, ma su R4 a 92 e a 9 eh, col firmware nuovo, vedete proprio il disegnino dei tasti che andate a personalizzare, forse un po' più intuitivo. Però fino a prima era un casino, mi dispiace fare questo video dopo due anni, abbiamo dovuto aspettare la quarantena per farlo, lo so però <ride> è così. Andiamo ancora in personalizzazione, è finita, poi possiamo personalizzare anche eh, in video, perché in video non è detto che la macchina debba seguire quello che ho personalizzato in foto, voglio che la mia macchina in video abbia altre funzioni e quindi posso andare manualmente a settare i tasti. È molto importante avere la macchina che è in foto delle impostazioni a portata di mano in video ne ho altre, oppure se voglio fare il caprone, utilizzo le stesse della modalità foto perché magari non utilizzo tanti tasti programmabili e vado così tasto personalizzato anche per la visualizzazione, torno indietro Johnny, anche per la visualizzazione impostazioni meno funzioni, sapete qual è? è questo qua, premendo su Fn questo menu qua sotto, lo potete personalizzare come meglio credete, come meglio credete impostazioni meno funzioni Potete scegliere tutto quello che volete, volete tenere a portata di mano, ad esempio l'audio, che può essere diciamo, un punto sempre veloce da andare a smanettarci. Poi abbiamo le impostazioni della manopola, se voglio tempi e diaframmi avanti o dietro, e la ruota dei tempi e dei diaframmi, se la voglio normale o inversa. Che magari ci può stare che qualcuno diciamo, è più artista e quindi fa le cose al contrario, o magari semplicemente Canon e Nikon che spesso hanno delle cose al contrario. Uno si trova più a casa. Pagina 9 su 9. Veramente abbiamo quasi finito, ragazzi. <ride> Compensazione del eh, delle, valore dell'esposizione. Se voglio assegnarlo sulle ghiere e non voglio assegnarlo a questa rotella qui. Se voglio assegnare sulle ghiere e non sulla rotella, vado su manopola anteriore o posteriore a seconda dei casi. Luca Petrucci scrive perché quando spengo la macchina dopo qualche secondo fa un altro scatto. Allora, ottima osservazione, Luca. Non dovrebbe fartelo sempre, dovrebbe fartelo solo a distanza di un po' di tempo, si chiama rimappatura. Non lo scrivono, non lo dicono, ma la macchina automaticamente rimappa il tuo sensore per eliminare a priori la possibilità di uh, pixel morti sul sensore. E in effetti tutto questo movimento fa anche scrollare un po' il sensore eh, per la pulizia tecnicamente perché comunque c'è un abbassamento del, dell'otturatore e quindi rifà questo lavoro qui questa rimappatura la possiamo fare anche con un piccolo escamotage qualora ci siano dei punti morti che possiamo risolvere cambia, spostando la data se sposti la data, accendi e spegni la macchina te lo fa, facci caso pulsante movie, sempre il pulsante movie sarebbe il pulsante del REC Solo modo filmato o sempre? Solo modo filmato significa che se lo metto in solo modo filmato, la macchina va in REC solo se sta in modalità filmato qui sopra. Se lo metto in modalità foto, quando vado a premere il REC, la macchina ti dirà non possibile in formato corrente, vedi? Scusate perché poi ho la camera di qua. È la prima volta che lo faccio con il cellulare, quindi mi risulta difficile. Se lo metto sempre, la macchina va sempre in REC. Blocco parti operazioni. E qua, e qua, ragazzi, chi è arrivato fino a qui, degli ultimi 75 superstiti, potrete divertirvi a fare uno scherzo al vostro amico. Portate il blocco parte operazione su tutti. Prendete la sua macchina in mano. Prima di ridargliela, tenete premuto il tasto Bloccata. Gli avete bloccato la macchina. Fate questa cosa prima del rito degli sposi, perché vedrete la sua faccia infartuare. Così rimane, perché gli si blocca tutta la macchina e quindi tremerà. Per sbloccarla, tenete ripremuto FN. se eh, Per sicurezza, meglio se si mettete disattiva su questa funzione, va? <ride> Segnali audio, se vogliamo sentire l'audio eh, durante il rec, eh, i vari rumoretti del, del menu. Leggo altri, flash sulla seconda tendina. Come si attiva? Ci arriviamo subito, Giovanni. Ciao Giuliano, amico mio. Sei ancora in faccia, eh? Anello funzione obiettivo, in questo caso non ha un anello funzione, però se avete i G Master in versioni 400, c'è cioè un anello funzione, la potete programmare sicuramente anche lì. Nella parte rete, quindi nel menu del mondo, possiamo scegliere come inviare la, la, la foto a uno smartphone, inviare un computer, impostare un trasferimento FTP. Che, per esempio, sulla R3 ha anche l'Ethernet, mentre la 73 non ce l'ha, la 9 ha l'Ethernet, è più comodo ancora. Per avere un FTP e inviare direttamente il file dalla macchina via wifi, che si può eh, fare dal cellulare. Cioè tu connetti la macchina al cellulare, lo fanno molto paparazzi, gente che fa nelle sale stampa, eh, connetti la macchina al cellulare in hotspot spari via FTP il file a Milano mentre sei in Congo. Visione su TV, controllo smartphone, modo aeroplano. Modo aeroplano molti lo utilizzano per disattivare tutte queste connessioni in maniera veloce, e diciamo risparmiare batteria, ma comunque, se avete tutto disattivato di queste informazioni, io penso che sia la stessa cosa. Quindi vi risparmiate solo la visione dell'aeroplano sul display. Uh, continuando avanti, su rete 2, abbiamo le impostazioni del wifi, del wifi, del bluetooth, impostazioni con locazione della località, cioè collegandosi poi la macchina al cellulare, automaticamente quella foto avrà anche i dati GPS sopra. E quindi vi sarà localizzata in modo tale che è più semplice, poi da lavorare per capire in che parte del mondo l'avete scattata. Potete modificare il nome del dispositivo quando utilizzate il WiFi, ad esempio. Potete azzerare le impostazioni di rete e potete attivare se vai avanti il controllo remoto via Bluetooth, se utilizzate per esempio il nuovo remotino, quello là che abbiamo presentato ultimamente. E poi ultimo, ma non ultimo, i quattro menu di riproduzione che servono semplicemente a uh, dare delle restrizioni, bloccare, proteggere una foto, fare degli ingrandimenti, perché per esempio puoi scegliere di ingrandire la foto a prescindere o ingrandirla per esempio sul, sul punto di messa a fuoco, dove è dato, molto importante no, per andare a vedere se il punto di messa a fuoco è stato ben preciso. Va avanti, scusami Gennaro, sono andato io troppo veloce. Ecco, l'ultimo ingrandimento, posizione iniziale, vedi? è già impostato sulla posizione di messa a fuoco diversamente potresti metterlo su standard e quindi ti può andare a mettere a fuoco normale sempre al centro e poi ti devi spostare tu col joystick allora allora, allora. menu quindi di visualizzazione poi abbiamo il 3 su 4 dove puoi scegliere la, la scheda che devi andare a visionare la rotazione dello schermo se la vuoi automatica impostare il salto di immagini quando ti muovi con la ghiera se vuoi a 20 alla volta e quant'altro la visualizzazione come gruppo questo per esempio quando ti fai la raffica ti fa vedere come gruppo le immagini o singolarmente una per una l'impostazione del salto immagini è quello che ho detto per saltare più foto alla volta magari quando si hanno molti scatti sulla scheda e l'ultima pagina, la 4 su 4 abbiamo semplicemente la velocità di riproduzione per la ripresa intervallata quando andiamo a controllarcela Volevo rispondere prima, poi di terminare e salutarvi perché devo andarmi a bere almeno due litri di acqua di un solo colpo. Uh, ho la gola talmente secca che non ho fatto un colpo di tosse, quindi penso che più di così sono sicuro di non avere il coronavirus. Uh, andando praticamente nella modalità del flash, quindi nella pagina del primo menu, su flash forzato, Gennaro, vai nel primo menu a pagina 11 e rispondiamo alla domanda di uh, domanda che mi ha fatto giovanni bertone flash forzato cliccami lì e lì mi vai a dare le impostazioni scusami che abbiamo omesso modo flash esatto entri sul riar vai sulla seconda tendina a dare lo scatto scusami se non l'ho messo uh, velocemente però rimetti un attimo il menu vuoto Schermata vuota, bravo! Lo vedete quell'ON che lampeggia in alto a sinistra? Sta a indicare che è attivo il LED di messa a fuoco. Non vi impressionate, non è niente di però Significa che il LED di messa a fuoco è attivo e quindi quando date il mezzo scatto in condizioni di scarsa luce può accendersi. E magari se state paparazzando Jennifer Lopez, si accende il LED e vi sgamano. Altra domanda, qual è il tasto REC? Beh, Giuliano, fa il simpaticone. Io ho notato una cosa quando scatto delle foto in perpendicolare, tipo un piatto, si blocca la livella e la bussola come mai? Alessandro purtroppo la bussola interna è un giroscopio, è un giroscopio per, pensato per usare la macchina in questa posizione, nel momento in cui la vado a mettere in questa posizione sicuramente mando in tilt questo sistema, quindi potresti pensare di utilizzare una bussola classica in quel caso. Ragazzi, se ci sono altre domande fatele, penso di aver detto tutto spero di non aver dimenticato nulla uh, sicuramente ci sono altre informazioni che magari sono sfuggite per purtroppo velocità ma se avete eh, problemi scrivetele qui sotto vi risponderemo chiamateci al negozio vi risponderemo e vi daremo tutte le informazioni che meritate soprattutto i nostri clienti ma soprattutto chi non è il nostro cliente perché è l'occasione buona per diventarlo perché come vedete fotoema ti è vicino anche in quarantena diciamolo così <ride> Ok, quindi se Sergio magari fa un saluto finale oppure la chiudiamo direttamente così, così la possiamo caricare anche su YouTube Cosa state facendo voi? State a casa? State facendo tutti i bravi? Eh, la situazione è un po' critica. E insomma, ragazzi, Sony grande prodotto menu molto completo. Sembra difficile, ma come avete visto non è tanto difficile. Ma intanto, quanto è durata questa diretta? Io sono curioso di vedere questo perché veramente è un fatto strano. Grazie davvero, mi complimento con te perché sei sempre super preparato. Grazie Giuliano, sei troppo di parte. Uh, Alfredo, grazie davvero, sono riuscito a migliorare anche la mia 7S. Grazie. Sì, Roberto, il menu della 7S è un po' più diverso. Quindi mh, tranquillo, se hai bisogno scrivici, sono sempre qui, ragazzi. Io colgo l'occasione anche se qualcuno vuole eh, il mio numero WhatsApp di lavoro che può esservi utile, magari se avete delle necessità per contattarmi. È 371 472 6836. Sono qui, sono operativo, qualsiasi cosa mi scrivete e sarò lieto di aiutarvi. Facci vedere le ottiche che è là dietro. Giancarlo, ho un 3518. È un 8518. Ah, non vi ho fatto vedere la piccolina qui, non voglio dilungarmi ulteriormente. La Sigma FP, grande, grande prodotto, si sì, ragazzi, chiudo io tra poco. Allora grazie, grande, grande prodotto capace di registrare il raw video 12 bit in full HD. Una cosa mai vista. Non si può uscire di casa perché altrimenti questa la dobbiamo provare proprio per bene. Quindi, ragazzi, che dirvi? Uh, da foto m è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito, siete stati 70-80 pazzi che siete arrivati, penso che è durata due ore questa diretta, e infatti sì, eh, grazie mille, un forte abbraccio a tutti.